Siamo con l'avvocato Walter Miceli, specializzato in diritto scolastico, e parliamo del nuovo PEI. Ancora una volta il nuovo PEI fa discutere. C'è una recente sentenza del TAR Lazio che infatti fornisce un'interpretazione, diciamo, inedita o comunque nuova rispetto a quanto in qualche modo era noto. Avvocato, le chiedo quindi, intanto partiamo proprio dalla legge. Cosa dice la legge a proposito del nuovo PEI? Partiamo proprio dall'inizio. Sì, l'articolo 7 del decreto legislativo 66 del 2017, così come è rivisto dal decreto legislativo 96 del 2019, disegna il nuovo PEI nazionale, un nuovo e innovativo PEI, cioè progetto educativo individualizzato, perché basato sulla cosiddetta prospettiva biopsicosociale secondo il modello, ICF, cioè secondo la certificazione internazionale del funzionamento approvata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta, almeno nelle intenzioni del legislatore, di un'autentica rivoluzione, perché cambia completamente il paradigma della inclusione scolastica, non più basato sulla disabilità, sull'handicap, come una volta veniva definita la condizione degli studenti appunto disabili, ma il nuovo paradigma richiede l'analisi del funzionamento, l'analisi dei facilitatori delle barriere e soprattutto richiede analisi di contesto e richiede il nuovo PEI l'omogeneità nei criteri di redazione di questo documento su tutto il territorio nazionale. Il nuovo PEI è stato poi disciplinato dal decreto interministeriale 182 del 2020, che ha proprio dettato il PEI unico nazionale, cioè dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, nelle intenzioni appunto del legislatore, ci dovrà essere questo unico piano educativo individualizzato con delle criticità, si pensi per esempio alla questione dell'esonero dalle discipline o sui nuovi criteri di quantificazione delle ore basato su un profilo di funzionamento che ancora non esiste, ma certamente anche con dei meriti, proprio anzitutto il fatto di aver previsto un modello unico da adottare con tempistiche ben determinate in tutto il territorio nazionale. Questo è quello che almeno fino adesso si pensava fosse avvenuto con questa innovazione del decreto legislativo 96 del 2019. E invece con questa appunto sentenza di cui parlavamo in precedenza, questa sentenza del TAR Lazio, appunto, che cosa dice? La sentenza pone un problema, a mio parere, molto importante. E che richiederà sicuramente una risposta da parte del Ministero. La sentenza si fa riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 66 del 2017, così come rivisto dal decreto legislativo 96 del 2019, appunto questo articolo 19 che parla delle decorrenze, cioè da quando si applica questo nuovo modello, questo nuovo e rivoluzionario modello di PEI. Il comma 2 dice che la decorrenza è il 1° settembre del 2019, ma attenzione, il comma 7 bis dice che per garantire, per assicurare la graduale attuazione di questo rivoluzionario modello di PEI, l'articolo 7, che è proprio la norma che disciplina questo nuovo impianto, si applica al passaggio di grado di istruzione, cioè soltanto quando lo studente transita da un grado all'altro di istruzione. Quindi, per esemplificare, questo PEI, secondo la lettura del TAR Lazio, che si basa però su una, come dire, interpretazione letterale della norma, si applica allo studente che, per esempio, passa dalla quinta classe della scuola primaria alla prima classe della scuola secondaria di primo grado,
Ma per esempio non si applica ai bambini della seconda scuola, della scuola primaria, della terza classe, della quarta classe, non si applica per esempio a nessuno degli studenti attualmente iscritti nella scuola superiore. Ecco, è un'affermazione, a mio parere, gravissima, perché pone dei problemi di difficilissima soluzione. Anzitutto il principale problema, cioè il fatto che, in sostanza, secondo il TAR del Lazio, l'intenzione del legislatore di avere un modello unico nazionale di PEI in realtà è vanificata, perché nelle scuole, in sostanza, ci potrebbero essere dei PEI diversi a seconda che lo studente si trovi a transitare da un grado all'altro di istruzione oppure si trovi nelle classi intermedie. Ma poi il problema principale è il vuoto di tutela. Faccio un esempio. Un genitore di un alunno che sta frequentando la seconda classe della scuola primaria. Questo genitore si rende conto che il PEI non è stato elaborato, oppure non è stato elaborato secondo la prospettiva biopsicosociale, secondo il modello ICF, e si rivolge al TAR e chiede tutela. Bene, il TAR si trova a dover riconoscere che queste nuove norme non sono dettate per quello studente, perché appunto nella cosiddetta fase transitoria, ma sostanzialmente a regime, non si applicherebbe il PEI a chi non transita da un grado all'altro di istruzione. Ecco perché è assolutamente indispensabile che il Ministero prenda posizione su questa importante sentenza del TAR e dica: sì, è vero, cioè in realtà dal punto di vista almeno formale e normativo questo PEI si applica soltanto al passaggio di grado, oppure non è vero, l'interpretazione data dal TAR non è corretta e l'interpretazione più corretta invece da dare è un'altra, per cui ci sarà un PEI unico nazionale che si applicherà all'universalità degli studenti, oppure se effettivamente esiste un problema di carattere normativo, cioè l'articolo 7, l'articolo 19, comma 7 bis, effettivamente deve essere letto come lo ha letto il TAR del Lazio, allora sollecitare un intervento del legislatore che chiarisca o che modifichi questa norma di legge. In difetto avremo un autentico caos, l'anarchia più totale, con scuole che si regoleranno in modo assolutamente non omogeneo, e soprattutto avremo una difficoltà di tutela da parte dei genitori che non sapranno quali norme invocare. Ecco perché l'appello che viene dai genitori, dagli operatori del diritto, dagli insegnanti, è che il Ministero prenda al più presto posizione su questa importante sentenza del TAR e chiarisca. Sì, anche perché appunto, stando all'interpretazione del TAR, quindi il PEI diciamo, sarebbe applicabile quindi solamente a una percentuale quindi estremamente bassa della popolazione studentesca. Però c'è un altro passaggio della sentenza del TAR Lazio riguarda sempre, diciamo, un aspetto forse non molto approfondito in precedenza, che appunto a quanto pare, sempre secondo il TAR Lazio, comunque il PEI non sarebbe più vincolante. Ecco, mi dà conferma di questo, avvocato? Sì, il PEI, secondo il TAR del Lazio, secondo questa sentenza, il nuovo articolo 7, ma soprattutto il nuovo articolo 10 del decreto legislativo del 2017, disegnerebbe una nuova procedura di determinazione delle ore di sostegno, per cui la proposta delle ore che perviene dal GLO, dal gruppo di lavoro operativo, non sarebbe vincolante, ma potrebbe essere modificata dagli organismi intermedi che sono appunto preposti all'analisi di questa proposta.
in particolare il GIT, il gruppo di lavoro territoriale, composto dai docenti esperti in materia di integrazione scolastica, ma anche il gruppo di lavoro di istituto. Ma questa affermazione del TAR ha suscitato ovviamente grande scalpore, perché è evidente che ci sarebbe in questo caso una scissione tra il momento di analisi del caso concreto da parte del GLO, che è composto dai genitori, è composto dagli insegnanti dell'alunno, dal gruppo multidisciplinare, quindi anche dai medici, e la determinazione concreta delle ore di sostegno. Però io ritengo che l'allarme sia ingiustificato, perché anche la vecchia legge 122 del 2010 qualificava l'atto con cui si determinavano le ore di sostegno da parte del GLHO come proposta, ma poi il Consiglio di Stato, con la storica sentenza 2023 del 2017, ha chiarito che la definizione proposta si deve attribuire soltanto al fatto che si tratta di un atto intermedio non conclusivo del procedimento. L'atto conclusivo del procedimento è del dirigente scolastico, ma nessuna norma nel passato e anche nell'attualità attribuisce un potere riduttivo di merito delle ore di sostegno, ma semplicemente un potere ricognitivo delle certificazioni. Certo, l'unico dubbio, ecco, bisogna riconoscerlo, è il parere che dovrà esprimere il GIT, questo gruppo di lavoro territoriale, ma il parere sarà sempre sulle carte, sui documenti, e quindi non ci sarà mai un riesame di merito, ma semplicemente la possibilità di esprimere un punto di vista diverso su che cosa? Su errori formali, su errori materiali o su macroscopiche divergenze tra le analisi e le proposte, ma questi sono casi rarissimi. E poi c'è da dire una cosa fondamentale: il GIT in questo momento non esiste, quindi questo allarme, come dire, è destituito di fondamento, se non altro perché l'organismo intermedio che dovrebbe rivedere l'operato del GLO in realtà è un organismo che esiste solo sulla carta e che non è stato ancora costituito. Naturalmente io riconosco che anche da questo punto di vista c'è una complicazione rispetto al passato, perché potrebbe accadere che effettivamente c'è un parere negativo da parte del GIT, del gruppo di lavoro territoriale, e quindi si crea un conflitto tra ciò che aveva detto il GLO e ciò che dice il GIT, e in questo momento non esiste una procedura per risolvere questo conflitto, non esiste, per così dire, un potere gerarchico in capo al GIT, nel senso di bloccare la decisione del GLO, del gruppo di lavoro operativo. E quindi anche su questo abbiamo un vuoto normativo che probabilmente potrà generare qualche ulteriore fenomeno di confusione, contenzioso, e su questo probabilmente sarebbe anche opportuno un chiarimento da parte del Ministero. In definitiva, il TAR del Lazio solleva problemi gravi e serissimi, io auspico che da parte delle associazioni, da parte del Ministero ci sia un approfondimento, in modo tale che il prossimo anno scolastico non parta nel caos, oppure parta sì in una situazione certamente difficile, ma meno caotica rispetto a quella che potrebbe essere delineata se fosse confermata la interpretazione data dal TAR del Lazio. Bene, grazie avvocato per l'intervento. Grazie.